completamente cazzato con i miei amici, diamo subito la parola a Enrico Espa. Cosa ne pensa di questa serata, questa locale? È tutto a posto, va tutto bene. E lei, a parte la cazzatura, della figa, cosa ne pensa? Ma quello che manca forse è la figa in questo locale, comunque ci possiamo arrangiare tra di noi, grazie mille. Vieni, vieni. Tanti saluti da una sboccacciata, una sboccacciata. È finita la sboccacciata. Andrea! Andrea! Prego? Compila il microfono. Un saluto a Dario. Dario, un saluto a tutti. Porta birra, Dario, che qua ci abbiamo sette. Dario, specialmente porta ragazzo birra! Stile di Carnagione. Ci sta salendo la birra all'Orguena, quindi diremo di finire a dopo. Va bene? E là abbiamo qua dal continente i barman più famosi del momento. Alla nostra destra abbiamo... Sta bevendo birra? Sta bevendo birra? Sì. Abbiamo dalla nostra destra il signor Kedius, proveniente da Filadelfia. Ora è nato un lavamento di bicchieri. È nato un lavamento di bicchieri da parte del signor Kediu, da Washington. Intervista lui. Signor Rolargiu qua, abbiamo. Buffetti birra, amico mio, grazie. Passa il micro. Abbiamo anche il signor Schirru dal lontano Canada. Infatti vediamo la sua parrucca bionda, bellissima, eccezionale. Notte Maria. Cosa buffetti? Birra. Che cosa beve lei? Birra. C'è birra. Più belle ce n'è, Ickis! È tre. Bacio, 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 dai, bacio, dai! Sì, lo sta bevendo birra. No. No. Dai un bacio. Scusa, presenta il suo marito. Come si chiama? Roberto. Quanti anni ha? 30. Sei sicuro è il tuo marito? Dagli un bacio. Roberto Canarso di Agnetto. We are! Che un grido, we are! Non come. Altri due desperados. Bicchiere di birra è vuoto, però come mai il bicchiere di birra è vuoto? Perché l'abbiamo bevuto. È vuoto il bicchiere, è vuoto. La 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 la
È buona? Buonissima. È un poca però, vero che è poca? Ehi, là. Ha battuto il record, certo, io sono il campione. Ma hai bevuto prima? Stavi guidando con la birra in corpo o sei sciscio? Mi ha fatto l'antidoping e risulto negativo. Buona la pizza. Un birra ne bevi? Non puoi dire qualcosa tu? Buona la pizza. E birra ne bevo tanta. Buonissimo, ma io non voglio dire niente. Un birra ne bevi? Sì, ne sto prendendo ora. Quanto? Di 15 litri. Cioè alla faccia. No. Oscillate la birra, giusto? Sì. Sai che oscillate? No, ascolta, la luce mi dà fastidio. La birra fa oscillare. Sì, mi sta male, sorettina. Ragazzo, Andrea Martis. È insegnata barrettante. Chi è il tuo ragazzo? Chi è il tuo ragazzo? Lì dietro mezzo alla mischia, non lo so neanche io chi è. Come si chiama? Andrea. Andrea, che intervista è Andrea? L'ennesima birra sta bevendo? No, questa è la prima perché non, l'ambiente non si soddisfa, perché c'è poca figa, vediamo molti uomini e poca figa, veramente. C'è deluso. Quello affianco a te chi è? Quello affianco a me è un transessuale notissimo di Sant'Antioco.
C'ha le tette grandi. L'importante è che non mi inquadrate, non mi state inquadrando, vero? No, sto inquadrando la birra. Perfetto. Bionda. Qualcosa we are? Ui, questa caffettera, we are! Poi abbiamo un ragazzo che ha il mal di denti con la sciarpetta qua sulla... Vite? Vuoi dire Ciulico? Qualcosa? Vuoi dire qualcosa? No, niente. La birra, ti piace la birra? Vuoi dire qualcosa? No. Dai saluti a mamma? No, nessuno. Saluti a tutti. Vuoi dire qualcosa, Rino? Saluto la mamma, tutti gli amici del bar. Guarda Luca, riprendi Luca, nota lo sguardo assassino ubriacone. Viva il topo. E confermo, sono dalla sua parte. Acqua. Un goccio d'acqua, è la prima e anche l'ultima, se no non torniamo a casa oggi. Cambio passo. Ciao a tutti. Non bevi? No, non bevi? No, sono astemio. Lui è astemio. A po' di ciao. Non bevi? Non bevete. La finella. Così. Saluto i miei amici di Carbogna perché non sono potuti venire perché avevano problemi con la macchina. Non avevano soldi per la benzina. Tu cosa vuoi dire? Io niente, sto ascoltando le cazzate di Enrico. Note mania in diretta. Ui! Cosa vuoi dire? Saluto gli amici di Enrico che non sono potuti venire da Carbogna, anche io ugualmente. Beviamo al posto loro. Non c'è problema per il resto. E vedi il bicchiere di birra, mettilo davanti alla telecamera. Così. Enrico, saluta il cazzo. Pompino, buongiorno. Di qualcosa. Sembra come... Riguarda l'altra parte. Qualcosa. Bevi. Bevo. Io e compagni amici. Guarda dentro la telecamera. Chi c'è? C'è qualcuno? Allo? Senti gli avvoltoi di là. Sei tutto sclerato, lo so, Giorgio, dai. Te. Allora, dov'è il microfono? Ed ecco a voi, ingegner Meloni. Grazie. Un nome e una qualità. Prova. Fa la faccia così umanizzata, guarda verso un altro. Ecco, fa uno sguardo serio verso la telecamera, apri gli occhi, sbarrali. Fa la faccia brutta. Sbarrali. Apri gli occhi bene bene, così. Ok. No, basta. Abbiamo qua Valeria, operativa.
tutti qui riuniti c'è la festa della birra. Beh, niente. La signorina Pias però vedi è molto più sociale, molto più... Lei è sociale, girati, gira. Si gira Giorgio. Vedi, almeno la storia sorride, non dice ma sorride. Ma Fabrizio è morto. Riprendi quella che e te datevi un bacio, maniaco, edofilo. Fine! Là, gli ha lasciato anche il rossetto. Come vieni? In che senso? Su, tu in su. Oh, siediti tra noi. No, 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 no. E picciocca tutti moroso. Toccala. Toccala. Giorgio, vedi? È un momento per noi importante. Che si decide il futuro del nostro paese. Anzi, del questo locale. Se non ci danno da bene, ce la beviamo. Ciao papai, quanto tempo, racconta qualcosa, com'è la situazione a Carroforte? Fanno qualche, Vinicio, qualche festa di la birra, la fanno a Carroforte? Non comment, come te ne era Bruno Sagrava? Vincere e vinceremo 4-0. Siamo qui riuniti. No, non è. Io parlo a braccio, non ho bisogno di aiutanti. Ma di collaboratori per un ideale socio-politico e culturale. Lavoro per essere e divertimento! E mi consenta! Lui mi ha detto che c'è la notizia! Le bionde a noi ci piacciono come le brune, le rosse e le more. Quindi undi per cui per la quale bisogna instaurare in questo paese bellissimo all'aria. Come? Tu, no, non torna. Non torna. Oh, ma la storia. Faccia lì. Lasciate parlare al duce. Scusa.
concreto di ciò che il signore concittadino desidera avere. Egli vuole, vorrebbe e vuole. Vogliamo fortemente. Una bionda birra. Esatto. Oh no, pagato. Io non sono venuto, sono no. Compagni camerati, concittadini, perché la parola camerati è una parola di camera, di consiglio e di camera da letto. Noi non vogliamo usare questi termini volgari, perché non appartengono alla nostra cultura. Noi siamo una razza eletta. Come noi non c'è nessuno. Ci vogliono imitare, ma non sono capaci. Qui, chi è? Duce, non mi chiami Ignazio, mi chiami Duce. Cioè Dulcine ha detto Mosa. Concittadini, concittadini qua riuniti. Silenzio! Concittadini, concittadini qua riuniti in questa occasione particolare. È un momento nella quale bisogna chiarire il nostro futuro del domani e del dopo. Siamo giovani e forti! La rete è con te! Questo lo dico io, calma, allora, che... Bacio, 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 bacio. Qualcosa da dire? Da bere, no? Qualcosa da bere. Cosa abbiamo bevuto? Abbiamo bevuto birra. Birra? Abbastanza. Dove si sta andando? Anthony! Ciao Antonio! Ci sei domenica? Non giochi?